Allora, mi presento, sono Luca Centola, mi occupo di archeologia industriale e fotografia. Naturalmente l'archeologia industriale nel mio percorso fotografico ha avuto un impatto notevole, tant'è vero che i miei ultimi progetti sono totalmente basati sul recupero e sull'analisi di ciò che sono i luoghi abbandonati, quelli che hanno in pratica anche segnato lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale della nostra società. A livello di concetto, due sono gli aspetti che affronto fondamentalmente, che sicuramente non sono allegrissimi, ma fanno parte della nostra natura. Il primo è il concetto, come dicevo, dell'abbandono, che è un abbandono non solo fisico, non solo architettonico, ma anche sociale. Il secondo è quello dell'apocalisse, della distruzione, intesa come un'apocalisse che noi abbiamo a pochissimi metri da casa nostra e che naturalmente facciamo finta di non vedere. Molti pensano che l'apocalisse sia molto lontana, e invece sia una cosa totalmente astratta. Invece noi consumiamo la nostra vita quotidianamente, vivendo quotidianamente un'apocalisse. Questa è una breve presentazione.